Questo fungo può attaccare il fusto o i tessuti di riserva delle bulbo tubero. Nel primo caso compare un ingiallimento delle foglie, le quali presentano inizialmente strisce gialle fra le nervature, poi seccano. I bulbo tuberi si presentano imbruniti e raggrinziti, con un anello nero nella parte centrale. Le piante che derivano da bulbo tuberi ammalati seccano prima di fiorire. Se interessa i tessuti di riserva, si manifesta con macchie scure, ricoperte da un po' di muffa biancastra. L'infezione può diffondersi anche durante la conservazione in magazzino, causando l'annerimento e la mummificazione dei bulbo tuberi. Per combattere il marciume dei bulbi è necessario coltivare bulbo tuberi sani, prodotti su terreni non infetti. Si può ricorrere anche al trattamento dei bulbo tuberi prima della messa a dimora, con prodotti fungicidi come benzimidazolitici o ftalimidici.